Bentornati a Glasgow. Come vedete sono in compagnia del presidente della Federazione Ginnastica Riccardo Gabbio, che aprirà con noi questo quarto daily e al quale vogliamo chiedere quali sono le emozioni a livello federale e personali del fantastico risultato delle azzurre. Ma guarda, sono entrambi, sia personali che federali. È stato molto commovente la prestazione delle nostre ragazze ieri. Ma commosso non tanto il risultato che hanno ottenuto, che è di per sé fantastico, quanto come hanno ottenuto questo risultato. Si è vista veramente una squadra, si è vista veramente un gruppo compatto che combatteva per un risultato, una aiutava l'altra, fra cui la stessa Vanessa si è sacrificata a favore di tutta la squadra. Beh, questo devo dire che mi ha commosso particolarmente. Allora noi la ringraziamo e andiamo a analizzare la giornata di gare di oggi. Come previsto, Giappone e Cina hanno stravolto la classifica di questa prima giornata di qualificazioni maschili, piazzandosi rispettivamente al primo e secondo posto davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. Nell'ultima suddivisione sono salite in campo anche altre tre concorrenti dirette dell'Italia. Sono la Corea, il Belgio e la Colombia, arrivate al settimo, nono e decimo posto in classifica. Domani sera, nel turno finale, toccherà anche all'Italia, che gareggerà insieme alla Romania. Occhio anche alle suddivisioni precedenti, che, oltre ai giganti statunitensi, vedrà salire in pedana Francia, Ucraina e Olanda, tutte dirette concorrenti dell'Italia e tutte lizza per gli 8 pass del test event. A livello individuale, King Uchimura, alla ricerca del sesto titolo iridato, comanda provvisoriamente la classifica, seguito da Daniel Purvis e dal cinese Xu Dideng. All'Italia serve l'impresa di Paolo Ottavi e compagni per strappare quel biglietto che porta in Brasile.